Ok, allora, dunque, perché queste lezioni? Perché in ambito psicologico si usano le parole così un po' ingenuamente, come se fossero dei dati di fatto. Per esempio, questa prima lezione, dunque le lezioni che voglio fare sono quattro. La prima è intitolata Il dualismo anima e corpo. La seconda, La nascita della ragione e le disavventure della follia. La terza, La psicanalisi, una storia romantica, tutta iscritta nel romanticismo, il giorno che finisce il romanticismo finisce anche la psicanalisi. E poi l'ultima è la psichiatria e la fenomenologia, che forse è la cosa più interessante perché cambia il paradigma radicale del modo di leggere la psiche. Bene, noi per esempio utilizziamo questo concetto di anima e corpo come se fosse una verità. Lo utilizziamo da tutte le parti, siamo persuasi che siamo composti da anima e da corpo. Beh, ma chi l'ha detto? L'ha detto Cartesio, e a partire da Cartesio si è organizzato tutto l'impianto scientifico della medicina che lavora sul corpo. Si sono divise le parti: sul corpo si occupa la medicina, dell'anima si occupa la religione e ultimamente anche la psicologia. Ma è poi vero tutto questo? Il fondatore della fenomenologia, che si chiama Husserl, un filosofo del Novecento, dice: dobbiamo evitare gli errori seducenti introdotti da Cartesio e dai suoi successori. Jaspers, che è quello che ha dato il contributo maggiore alla psichiatria nel Novecento, trasformando la psichiatria da organicista a esistenziale, con quell'opera grandiosa di 1.000 pagine che si intitola Psicopatologia generale, di cui si è accorto, della cui importanza si è accorto Sartre, che l'ha tradotto in francese. Ecco, lui dice esplicitamente: la distinzione di anima e corpo può essere un'idea chiara, ma non dimostrabile, e rimane aperto il problema di che cosa chiamiamo corpo e che cosa anima. Sempre dalla fenomenologia, il più grande esponente psichiatrico è Ludwig Binswanger, uno psichiatra svizzero che era proprietario, padrone e al tempo stesso primario dell'ospedale Bellevue di Kreuzlingen, fondato da suo nonno. Binswanger aveva anche uno zio che era professore di psichiatria all'Ipsia, ma la cosa interessante di Binswanger è che a partire dal 1907 invitava a tenere conferenze in questo suo manicomio Freud, Jung, Bleuler, Husserl, Heidegger, Jaspers, un bel concerto. E lui dice esplicitamente: il dualismo anima e corpo è il cancro di ogni psicologia. E allora vediamo un po' come è possibile rivedere questa nozione che noi utilizziamo senza conoscere la ragione per cui la assumiamo acriticamente come valida. Il metodo che utilizzeremo non è il metodo di Platone. Platone posta le domande in questa maniera: che cos'è l'anima, che cos'è il corpo, che cos'è la bellezza, che cos'è la verità? E siccome Platone ha inventato il nostro modo di pensare e di parlare, ancora noi oggi chiediamo le cose in questa maniera: che cos'è una cosa? Nietzsche ha introdotto un altro modo di interrogare, che è il seguente: com'è venuta al mondo questa certa cosa? Che origine ha avuto? Che storia ha avuto questo dualismo? Perché si è sentita la necessità di pensare l'uomo come composto da anima e da corpo? Questo metodo non è come quello di Platone. Quello di Platone lo chiamiamo metodo eidetico. Eidetico è una parola un po' difficile, che però viene da idea. Che cos'è l'idea di anima, cos'è l'idea di corpo? No, Nietzsche al metodo eidetico preferisce il metodo genealogico. Come è venuto al mondo una certa cosa? Perché dalla sua storia si capisce anche il suo significato, che probabilmente muta di epoca in epoca. Noi utilizziamo il metodo genealogico di Nietzsche e ci chiediamo come è venuto al mondo questo dualismo.
Allora, le fonti della cultura occidentale, noi ci occupiamo della cultura occidentale perché la psicologia di cui ci occupiamo è una modalità occidentale di pensare e di curare. Gli orientali procedono per altre vie. Bene, la cultura occidentale ha due fonti, la grecità e la tradizione giudaico-cristiana. La grecità, prima di Platone, non aveva la più pallida idea del dualismo. Omero pensa che l'uomo sia sostanzialmente corpo e ce lo descrive sempre come corpo, che è in rapporto al mondo. Con la parola mondo si intende il mondo ambiente. Il corpo in relazione a un ambiente di guerra ha una certa fisionomia, una certa modalità di ricevere gli stimoli, una certa modalità di reagire. Il corpo che ascolta il canto delle sirene ha un'altra modalità di essere al mondo, di percepire il mondo, di reagire al mondo. Corpo, mondo. Sotto questo profilo, Omero non pensa che il corpo sia rappresentativo di una dinamica che si svolge nel retrocorpo, cioè nell'anima. Il corpo è immediatamente espressivo. Allora l'ira di Achille non è che il corpo la mima, la rappresenta. L'ira di Achille è nel suo balzare sull'alto limitare, è nelle sue braccia lorde di sangue, nelle sue cosce agili e forti, nell'arco, nella faretra. Questa è l'ira, è la reazione che il corpo ha in quel mondo di proci che attentavano alla sua sovranità. Quindi Omero non visualizza l'uomo come un rapporto anima e corpo, ma come un rapporto corpo-mondo. E in questa modalità dobbiamo dire che Omero è ultramoderno dal momento che questo secondo paradigma si è affermato da noi solamente nel secolo scorso. La nozione di corpo entra potente con Platone, e Platone a inaugurare la nozione di anima, la quale non appartiene assolutamente alla tradizione giudaico-cristiana. L'anima è stata introdotta in Occidente da Platone. La tradizione giudaica non ha nessuna nozione di anima, tantomeno i cristiani. La parola che utilizza l'aramaico è la parola nefesh, che quando la Bibbia viene tradotta in greco, dai 70, viene resa con psiche. Nefesh, psiche. Psiche, anima. Psiche è respiro, no? Vuol dire psiche, vuol dire respirare. Anche anima viene da animus, vuol dire vento, che è il respiro dell'universo. Che succede? Che nella trasposizione della nefesh in psiche, la parola psiche si trascina dietro tutta la cultura greca. E siccome psiche, a partire da Platone, è stata istituita come anima altra dal corpo, automaticamente anche la parola nefesh, tradotta la Bibbia in greco, viene ad assumere il significato che Platone aveva consegnato alla parola psiche. Quando si traduce bisogna stare molto attenti, non tanto perché le traduzioni sono false, ma perché le traduzioni trascinano la cultura da cui la parola è prelevata e si portano dietro tutta quella cultura. Nefesh non vuol dire anima, guardiamo un po' a qualche contesto, nel Salmo si dice in catene misero i miei piedi e in lacci legarono la mia nefesh, è chiaro che qui la nefesh è il collo. Oppure il popolo ebreo si lamenta con Yahweh perché nell'attraversare il deserto è nutrito per anni dalla manna e dice che la nostra nefesh è nauseata dalla manna, è chiaro che qui la nefesh non è l'anima, ma è la gola. Non si dice occhio per occhio, dente per dente, cioè si dice occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh, che non vuol dire anima per anima, vuol dire vita per vita. Si dice che il Nazireo, qui c'è un problema con la cosa,
Provo a mettermelo su io, non ti preoccupare. Te l'avevo detto di non metterlo qua. Usa la camicia improvvisamente. Chiediamo. Il nazireo, colui che si appresta a diventare sacerdote, non deve toccare la nefesh met degli animali. Met vuol dire morto. Nefesh met è la vita morta, non è l'anima morta, perché come fa a morire l'anima? Non deve toccare il cadavere perché è impuro. Non è vero che la Bibbia dice muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei, la mia vita. Allora nefesh vuol dire vita ed è anche logico. Gli ebrei chiamavano Dio il vivente, e il grande nemico di Dio, il grande nemico di Dio era la morte. Modello che viene giocato anche nel Nuovo Testamento, quando San Paolo dice: o morte, dov'è il tuo pungiglione dopo la resurrezione di Gesù? Non c'è quindi nessuna configurazione che faccia pensare che la nefesh sia l'anima. L'anima è la vita che si nutre, quindi la gola, la vita che si scambia, la vita che si uccide. La vita dell'animale morto che quando è morta diventa impura, eccetera, perché va incontro alla putrefazione e così via. Il cristianesimo ancor di meno ha una nozione di anima, non ce l'ha proprio per niente. Infatti di tutte le religioni monoteiste è l'unica che prevede l'incarnazione, Dio che si fa corpo. Dio che si fa corpo è quello che si prevede, è tutta l'ordine della passione della salvezza avviene sulla base della sofferenza del corpo. L'ultima cena nell'orto degli ulivi, Gesù che si lamenta con i discepoli che dormono, dormite iamam requiescite, la flagellazione, l'incoronazione di spine, la salita del Golgota, la freccia nel costato, la morte e la resurrezione. Paolo di Tarso era convinto che i cristiani non sarebbero morti, ma sarebbero stati assunti in cielo. Da Corinto gli scrivono: guarda che anche qui i cristiani sono morti. E allora lui dice: vengo a vedere. Nel frattempo fa il suo percorso da Roma alla Grecia, subisce un naufragio, vede da vicino la morte, arriva e dice: anch'io ho visto da vicino la morte. E allora questo vorrà dire che noi cristiani risorgeremo. E nel credo i cristiani non recitano di credere nell'immortalità dell'anima, ma di credere nella resurrezione dei corpi. Perché la religione cristiana è una religione corporea, fortemente corporea. La salvezza viene attraverso il corpo di Cristo che nasce, predica, cresce e muore. Ed è anche la ragione per cui delle religioni monoteiste la religione cristiana è l'unica che nei suoi luoghi di culto crea una storia dell'arte, una raffigurazione dei corpi umani, cosa che non c'è né nelle sinagoghe, dove leggete nell'abside delle frasi bibliche, né nelle moschee, dove leggete nell'abside delle frasi coraniche, perché non si può fare immagine là dove non c'è stato incarnazione, figura umana, come invece nella religione cristiana. L'anima nel cristianesimo non c'è. Qui potete interrogare tutti i teologi, state tranquilli, che vi confermano che le cose vanno esattamente così. Quando San Paolo va in Grecia all'Areopago, fa la sua predicazione, quelli che lo ascoltano, lui dice a un certo punto che dopo la risurrezione di Cristo anche noi risorgeremo, perché Cristo ha vinto la morte, la nemica di Dio. Bene, allora, quelli che lo ascoltano, dicono gli Atti degli Apostoli, al capitolo 14, apro le virgolette, alcuni risero, altri gli dissero testualmente: questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta.
perché per il greco l'idea che gli uomini risorgono era una cosa assolutamente impensabile, al punto che i greci non chiamavano mai l'uomo uomo, quasi mai, anche se avevano le parole per dirlo, avevano la parola anthropos e la parola anera, ma non l'hanno mai usata. Usavano all'epoca di Platone la parola protos, colui che è destinato a morire, e all'epoca di Platone, no scusa, all'epoca di Omero la parola protos, e all'epoca di Platone la parola zenetos, che sta per Zanatos, il mortale. Gli uomini sono mortali. E questa è anche la ragione, il puntum crucis della dimensione tragica del mondo greco, perché l'uomo per vivere deve crearsi un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso, quindi l'assoluta insignificanza dell'esistenza. Bene, questo per dire la premessa. La premessa consiste nel fatto che la nozione di anima non c'era in Grecia fino all'epoca di Platone, non c'è mai stata nella tradizione giudaico-cristiana. E perché Platone la inventa? E Platone introdurre l'anima. Perché la inventa? E la inventa perché Platone ha un problema, che è il seguente. Come facciamo a costruire un sapere che sia universale e valido per tutti? Per costruire un sapere che sia universale e valido per tutti non possiamo fidarci delle informazioni che riceve il nostro corpo, perché i nostri corpi sono diversi uno dall'altro e non saremo mai in grado di pervenire ad una conclusione universale, necessaria e per tutti valida. Se qui dovessimo dire che temperatura c'è in questo ambiente, dovessimo fare riferimento alle sensazioni corporee, noi avremmo tante temperature quante siano i nostri corpi. Se quindi vogliamo costruire un sapere universale, abbiamo bisogno di procedere per idee astratte. Astratto vuol dire che prescinde dalle informazioni corporee. Astratto vuol dire abstrao, prescindo, faccio a meno di. E allora bisogna procedere non per sensazioni corporee, ma per numeri, idee, misure, calcoli. Platone aveva fatto scrivere sulla sua Accademia, non si entra qui se non si è geometri, cioè se non si procede per astrazioni. Questa è l'operazione di Platone. Questa operazione è quella che distingue l'Occidente dall'Oriente. Noi occidentali procediamo per concetti, procediamo per astrazioni, mentre l'orientale è ancora nella configurazione delle immagini. Noi diciamo l'albero e con la parola albero nominiamo tutti gli alberi della terra, mentre l'orientale dice questo albero della vita e della morte, questo albero della luce e delle tenebre, c'è una visione iconica, una visione immaginifica delle cose, uno stare nel particolare, mentre l'occidentale passa subito alla dimensione astratta e attraverso la dimensione astratta sviluppa un'economia del pensiero pazzesco. Io non ho bisogno di nominare tutte le sedie, anche se questa è diversa da quella, perché attraverso l'astrazione, nonostante dal punto di vista della loro configurazione fisica e della loro immagine, le due sedie sono diverse, io dico la sedia con quella le ho nominate tutte e due, a prescindere dalla loro differenza corporea. Quindi tutto ciò che è corporeo, tutto ciò che è riferimento sensoriale a partire dal corpo deve essere eliminato per la costruzione di un sapere universale, necessario, valido per tutti. Questa è la grande operazione di Platone. Come si fa allora a prescindere dalle informazioni corporee e lavorare per astrazione? Dice abbiamo bisogno di un organo capace di fare queste cose e lui chiama questo organo psiche, anima. Così nasce l'anima. Dice Platone, sembra che ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, direttamente a questa considerazione. E cioè, fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato ciò che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. Pertanto, nel tempo in cui siamo in vita, come sembra, noi ci avvicineremo tanto più al sapere,
sottolineo il sapere, a lui interessa risolvere un problema di conoscenza a Platone. Non ci avvicineremo più, non ci avvicineremo tanto più al sapere, quantomeno noi, no, scusate, ci avvicineremo tanto più al sapere quantomeno avremo relazioni col corpo e comunione con esso, se non nella stessa misura in cui vi sia imprescindibile necessità. E non ci lasceremo contaminare dalla natura del corpo, ma dal corpo ci manterremo puri finché non ci sarà dato di sciogliersi da esso. E così, liberati dalla follia del corpo, il corpo diventa il luogo della follia, dopo vi spiego perché il corpo è folle, come verosimile ci troveremo con esseri puri come noi e conosceremo nella purezza della nostra anima tutto ciò che è puro. Questo, io penso, sia la verità. Dunque, il sapere, abbiamo detto, è possibile. Cos'è che non funziona di nuovo questa macchina? Vuoi che te la tengo in mano? Il sapere è sapere se è universale, necessario, valido per tutti. Sono chiari questi tre concetti? Questo è il sapere. La fisica è un sapere se le sue leggi sono universali, necessarie e valide per tutti. Ora, il corpo, proprio perché non mi dà informazioni valide per tutti, ma mi dà è al di fuori dalla struttura razionale, perciò viene configurato da Platone come la dimensione della follia. Il corpo è folle semplicemente perché è individuale, semplicemente perché non è universale. Se la ragione è l'universale, ciò che vale per tutti, il corpo, non dando informazioni universali, appartiene allo scenario della follia. Il corpo è esattamente le informazioni che dà a ciascuno di noi il nostro corpo, valendo solo per noi, non può costituirsi come sapere universale. Ha la stessa valenza di un sogno. Se io dicessi, come ho sentito dire in molti congressi da parte dei psicanalisti, a dimostrazione della loro tesi teorica, io ho sognato, non mi importa niente di quello che hai sognato tu, perché la teoria sta in piedi se è universale, se è necessaria, se è cogente, non se è per il fatto che tu l'hai vissuta. Si capisce questa cosa? Allora il corpo è follia, e Aristotele qui è chiarissimo, dell'individuale, di ciò che è individuale non c'è sapere. Di ciò che è individuale non c'è sapere, perché il sapere deve investire tutti i casi simili. Capite che qui la psicologia già incomincia a tremare, se facciamo un piccolo riferimento. Prendete la medicina. La medicina è un sapere, perché la tua epatite virale è uguale a tutti quelli che hanno l'epatite virale. Il tuo modo di vivere l'epatite virale è diverso da individuo a individuo. E se la psicologia si muove là sull'individuale, voi capite che la psicologia, diciamolo chiaro all'inizio, poi lo ribadiremo ogni volta, non può diventare scienza. Non può diventare scienza. E tutti i tentativi della psicologia di diventare scienza sono tentativi falliti. La prova, basta vedere dove diventa scienza la psicologia, alle università. E come si struttura la psicologia all'università? Si struttura come statistica o come psicologia sperimentale? Ma come psicologia sperimentale non può funzionare, perché gli esperimenti fatti sul topo non è mica detto che funzionino anche per l'uomo. Secondo, perché lo stesso uomo in una condizione sperimentale non mi dà le stesse risposte che mi darebbe nel mondo della vita. Quindi i tentativi di fare della psicologia una scienza non funzionano, non possono funzionare. Lo stesso manuale DSM-5 che è diventata la Bibbia degli psichiatri, che cos'è? Un manuale diagnostico-statistico. Per essere schizofrenici io ti elenco 10 sintomi. Se ne hai 4, se ne riscontri 4 o 5 puoi dare questa definizione. Se ne riscontri 7 o 8 puoi dare quest'altra definizione, ma non è un criterio di conoscenza. Il manuale diagnostico statistico è appunto un manuale statistico. Sull'elenco della sintomatologia stabilisce l'appartenenza, quando addirittura non sull'elemento della farmacologia,
come accade per esempio nel caso del panico, che non c'entra niente con la depressione, ma siccome gli antidepressivi funzionano anche per il panico, allora il panico viene introdotto nello statuto della depressione, anche se non c'entra niente. Capite come procede la cosa? Ma non è un problema, il problema grosso è non allarmiamoci se ci troviamo in un contesto non scientifico, meno male. L'uomo non è oggettivabile come tutte le cose, perché gli capita anche di avere una soggettività, anzi di fondo è sostanzialmente questo. Il problema è di non identificare la soggettività con la sua anima, ma questo lo vediamo questa sera andando avanti. Ci siamo allora come è nata l'anima? Dopodiché i cristiani sono andati avanti a credere nel corpo e a credere come appunto la tradizione giudaico-cristiana aveva previsto. Passiamo di nuovo al cristianesimo perché la grecità viene sostanzialmente sconfitta. Da quello che Nietzsche chiama il colpo di genio del cristianesimo, quello di aver detto agli uomini non morirete mai, vinto la partita, chiusa la tragedia, ha indicato nel futuro una promessa assolutamente del tutto positiva, perché nel futuro c'è la salvezza che consiste nell'immortalità dell'anima. Ha superato la dimensione tragica dei greci, ha diviso il tempo in tre estasi, passato, presente, futuro. Il passato è negativo, peccato originale, il presente è salvezza, è redenzione e il futuro è salvezza. Quindi il futuro è sempre positivo sotto l'input cristiano. E non ho nessun dubbio nell'affermare che se l'Occidente è diventata la civiltà più evoluta rispetto a tutte le altre, lo si deve esclusivamente al cristianesimo, che ha messo in questa cultura, ha immesso in questa cultura questo ottimismo che il futuro è sempre positivo, è sempre luogo di speranza, è sempre luogo di fiducia, è sempre luogo di miglioramento. Questa figura cristiana, questo modo cristiano di pensare ha contaminato di sé tutte le forme, anche le più laiche, le più atee, a partire dalla scienza, che non è mai in conflitto con la religione cristiana perché pensa allo stesso identico modo. Il passato è negativo, ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso, che non è altro che la versione laica del cristianesimo. Anche Marx è un grande cristiano, il passato è ingiustizia sociale, quindi è negativo, il presente è alimentare le contraddizioni del sistema capitalistico fino al suo crollo, Marx non era un rivoluzionario, chiusa la parentesi, e il futuro giustizia sulla terra. Freud, anche se scrive un libro contro la religione, l'avvenire di un'illusione, è un grande cristiano. Il passato è negativo, lì si formano i traumi, le nevrosi, presente analisi, futuro, guarigione, positivo. Per cui tra cristianesimo e occidente c'è una perfetta identificazione. Budget Bozzo, che è un teologo cattolico di destra, di estrema destra, ma molto intelligente, ogni tanto capita, aveva detto sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo e per converso sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente. Per me è doppio negativo, cioè non sopravvivono, se uno crolla, crolla anche l'altro. Anche questo panorama della fiducia nel futuro è una cosa che dovete tenere presente perché è una fiducia che funziona solo per la tribù cristiana. I greci, per esempio, non pensavano assolutamente che il futuro fosse un luogo di progresso, lo pensavano addirittura come un luogo di decadenza. Già Eschilo dice che siamo arrivati alla quinta generazione, la generazione di ferro, rispetto alla generazione dell'oro che è alle spalle, perché all'origine c'è la perfezione e poi si decade gradatamente per il greco. Mentre per il cristiano il futuro è assolutamente positivo, il che dà uno slancio alla cultura che si muove all'interno di questo scenario, e tutte le parole che lo condiscono, la parola speranza, la parola augurio, la parola fiducia, la parola auspicio, tutte parole positive che stanno a prefigurare che nel futuro qualcosa accadrà, perché c'è un rimedio al peccato, c'è un rimedio all'ignoranza, c'è un rimedio alla colpa, c'è un rimedio all'ingiustizia. Nel futuro c'è un rimedio.
finché arriverà Nietzsche a dire ma guardate che Dio è morto e allora anche il futuro non è più una promessa, ma questo è un altro discorso che non facciamo questa sera. Che succede? Nel 4 secoli dopo Agostino fa l'operazione magistrale che consiste nel rubare a Platone il dualismo anima e corpo. Lo preleva da Platone. Agostino è un uomo colto, frequentava le scuole neoplatoniche. E siccome in quel periodo si studia molto Platone, perché? Perché il cristianesimo, diciamocelo chiaro, è nato in Galilea con un gruppo di pescatori abbastanza ignoranti, avranno avuto anche dallo Spirito Santo l'illuminazione e il dono delle lingue. Però come facevi tu a combattere una religione potentissima che c'era allora diffusa in tutto il Mediterraneo, dall'Iran al Marocco, che si chiamava Gnosi, e tutto questo sapere gnostico, coltissimo, di persone intelligentissime, di libri sulla Gnosi, stupendi anche, e molto suggestivi, secondo cui Dio era un essere che perdeva i pezzi, e i pezzi che lui perdeva diventavano le anime degli uomini, ma questi venivano perse nel mondo, e nel mondo gli arconti sopraggiungevano e intorpidivano queste anime, sonno, ubriachezza, torpore, al punto che queste perdevano il loro nome. Dio a un certo punto si riprende, questa è la filosofia gnostica, una filosofia nichilista, tragica ma splendida nelle sue narrazioni. Dio manda un messaggero a chiamare queste anime, il messaggero ritorna sconsolato e dice a Dio: io le ho chiamate ma loro non mi hanno sentito perché hanno dimenticato il loro nome. Quello di dimenticare il nome è una cosa tremenda che ritornerà poi nella filosofia di Heidegger come un grande tema della condizione dell'età moderna, dove diventiamo uno simile all'altro, tutti conformi, dimenticando radicalmente il nostro nome. Bene, all'interno di questo scenario della gnosi, i cristiani avevano bisogno di una filosofia, avevano di armare la loro cultura, di fare una teologia, e qui Agostino è stato grande, grandioso, e ha prelevato Platone. Platone gli offriva il dualismo gnosologico, lui ha preso il concetto di anima e che ne ha fatto? L'ha inserito in uno scenario diverso, non più lo scenario della conoscenza dove l'aveva collocato Platone. Ricordate il sapere universale, non più lì, ma l'ha collocato nello scenario della salvezza. E prima ancora nello scenario dell'identità. Tu sei tu, non per il tuo corpo, carne mortale, ma per la tua anima. E dice Agostino, in interioritate anime habitat Deus, habitat Christus, habitat Veritas, a seconda dei luoghi. Qui cognoscit mundum, non cognoscit Deum. E l'anima per conoscere Dio deve staccarsi dal mondo. L'anima diventa il principio di identità. Porro unum est necessarium, serbare animam. La cosa più importante è salvare l'anima, cioè te stesso. Cioè quest'anima diventa il luogo della mia identità e soprattutto diventa il luogo della mia immortalità. E da allora in poi si è incominciato a credere per tutto il Medioevo che noi siamo anima e corpo. Che era anche un modellino più facile, insomma. Il corpo si dissolve e l'anima sopravvive. E questa è stata la grande astuzia di Agostino, per levare da Platone il dualismo, che Platone, avete capito l'esigenza per cui Platone l'aveva inventato, Non bisognava fidarsi del corpo per costruire un sapere universale, bisognava procedere per astrazioni, idee, numeri, quantità, misure. Per questo ci vuole un organo diverso che non è corpo, è anima. Bene, questo ha risolto il problema del sapere, lo prende e lo inserisce nella configurazione della salvezza. E questo è stato un altro colpo di genio, non indifferente. Quindi l'anima garantisce la mia identità personale e il destino ultraterreno.
Questo ha avuto delle conseguenze notevoli, anche dal punto di vista della gestione dello Stato, perché allo Stato si conferisce non la creazione del bene comune, ma semplicemente l'eliminazione di tutto ciò che ostacola il percorso di salvezza dell'anima. Quindi un lavoro solo negativo allo Stato si dà. E ancora oggi la Chiesa dove interviene? Là dove si dovessero promulgare leggi che ostacolano il percorso della salvezza dell'anima, che si tratti dell'eutanasia, della fecondazione eterologa. Il concetto non è il bene comune. Il bene comune lo sappiamo già qual è. Il bene lo sappiamo è serbare animam, è lo sviluppo dell'individuo, è lo sviluppo dell'individualismo. Quando ci si lamenta, quando oggi i cristiani si lamentano dell'eccesso di individualismo, si dimenticano del loro peccato originale, perché l'individuo è nato proprio con loro, con l'aver identificato la persona e l'individuo con la sua anima. Platone, che pur aveva inventato il concetto di anima, si guarda bene dal sviluppare il primato dell'individuo e dice chiaramente: o uomo meschino, non pensare che questo universo sia stato creato per te, tu piuttosto sarai giusto se ti aggiusti all'universo armonia. Prima viene la città, poi l'individuo. E l'individuo è individuo solo in quanto inserito nella città, in quanto riconosciuto dagli altri individui. La mia identità è un dono sociale, questa è la mentalità greca. Sono gli altri che mi dicono chi sono gli altri che mi riconoscono. La mia identità non ce l'ho perché sono nato e non ce l'ho perché ho l'anima, ma perché gli altri mi riconoscono. E questo lo sappiamo, no? Se io a un bambino riconosco che è bravo, lo lodo, eccetera, gli robustisco l'identità. Se lo tratto male, dico un cretino, crea un'identità negativa. Tutti quelli che si trovano negli apparati, quando aumentano in carriera, robustiscono la loro identità. Quando vengono diminuiti, si deprimono l'identità. L'identità è un dono sociale, è una relazione sociale. Non è qualcosa di connesso a quello che tu sei, ma è quello che ricevi nella relazione. Ma questo lo potevano sapere i greci, non i cristiani. Perché i greci pongono la città, il primato della città sull'individuo, mentre il cristiano pone l'individuo. Il primato dell'individuo sulla città. Aristotele, a proposito, e qui così chiudiamo la parentesi, Rousseau dice per esempio che i cristiani non possono essere buoni cittadini, perché a loro interessa semplicemente la salvezza della loro anima individuale. Lo possono essere di fatto, ma non di principio, perché nel loro principio non c'è che lo Stato viene prima dell'individuo. Nel saltare da Platone ad Agostino ho saltato Aristotele, che però forse vale la pena di dire due parole su di lui. Aristotele non è mica tanto convinto che ci sia un'anima e un corpo, se un'anima e un corpo, queste due cose che compongono l'uomo, anche perché lui ha un'impostazione positivista, perché lui è figlio di un medico, suo padre era il medico di Filippo II, padre di Alessandro Magno, e Aristotele dice chiaramente: i miei predecessori, riferimento a Platone, lui non insulta mai Platone, anche se ce l'aveva su, perché quando Platone è uscito di scena ha segnalato come suo successore invece di Aristotele, che era il più bravo di tutti, Speusippo, che è un cretino, e capita sempre così nelle accademie, perché non si vuole essere forse superati dal proprio, dal più bravo. I miei predecessori, lui però non se la prende mai con Platone, se la prende con gli amici delle idee, cioè i seguaci di Platone, e dice: i miei predecessori congiungono o anche collocano l'anima nel corpo, dice Aristotele, senza spiegare né la ragione di quest'unione né la condizione del corpo. Eppure questo sarebbe necessario, perché grazie a tale unione uno agisce e l'altro patisce. Uno è mosso e l'altro muove. Nessuna di se fatte relazioni esiste tra elementi presi a caso. Come fanno due elementi, corporeo, fisico, quell'altro, aereo, l'anima, come fanno a connettersi e a influenzarsi reciprocamente? Se sono eterogenei, che era anche poi il problema di Cartesio questo, che aveva ideato la ghiandola pineale, l'ipofisi, nel tentativo di agganciare queste due cose che... E poi aggiunge: bene, pertanto suppongono quanti ritengono
che né l'anima esiste senza il corpo, né essa è un corpo. Corpo certo non è. E qui lui dice, ma qualcosa del corpo. Però voi se andate a leggere Aristotele questa frase non la trovate mai, perché la traduzione, le traduzioni italiane recitano, corpo certo non è, ma connessa al corpo. No, qualcosa del corpo. Il greco dice somatos deti. Deti vuol dire qualcosa, somatos genitivo, qualcosa del corpo. E per questo è nel corpo, in un corpo di determinata natura, e non come volevano quanti ci hanno preceduto, che l'adattavano nel corpo, senza di questo determinare la natura e la qualità. Sebbene non si noti mai che una cosa qualunque accolga una cosa qualunque. Affermiamo dunque, dopo aver dato inizio alla ricerca, che chi ha l'anima si distingue da chi non ce l'ha per l'atto del vivere. Psiche eisi bios. L'anima è la vita. E il corpo, che adesso spero che cominciamo a interiorizzare un pochino che il corpo si distingue dal cadavere perché ha vita. L'anima non è altro che l'animazione del corpo, la vita. Il corpo vivente. Il corpo vivente. Che la medicina non prende mai in considerazione perché, come osserva opportunamente Foucault, lei è nata sullo scalpello dei cadaveri e quindi è partita dai morti per capire che cos'è la malattia e alla vita non c'è ancora arrivata. Infatti, quando voi andate in ospedale, siete ripartiti in base all'organo della vostra malattia, no? Gastrologia, cardiologia, siete diventati dei rappresentanti d'organo. La vostra soggettività è messa fuori gioco benissimo. Per la medicina, malissimo per il paziente. Adesso che abbiamo fatto questo piccolo accenno ad Aristotele per segnalarvi che Aristotele non è convinto che esistano due cose e parla dell'anima come di una qualcosa del corpo, somatos deti, facciamo un salto di 1500 anni, da 1100 anni, da Agostino, perché c'è tutto il Medioevo che alimenta questa cultura del dualismo anima e corpo, e arriviamo a Cartesio. E qui succede la cosa più grande, la cosa più decisiva e ancora oggi non superata. Cartesio riprende il dualismo platonico di anima e corpo e lo riformula in un modo molto più interessante di come Platone l'aveva stipulato, stabilendo che noi siamo, che l'anima, lui la chiama res cogitans, e il corpo lo chiama res extensa. Allora, noi siamo composti da mente ed estensione, anima e corpo. Ma che cos'è questo cogito, questa anima, questa res cogito, questa cosa che pensa? Ecco, attenzione bene, questa cosa che pensa non è l'anima come l'aveva ideata Platone, non è neanche l'anima come l'ha pensata Agostino. Questa cosa che pensa è l'insieme delle anticipazioni matematiche che gli uomini di scienza ritengono e convengono di adottare per esaminare la res extensa. Cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che la res cogitans, che volesse esaminare il corpo, res extensa, adotta delle anticipazioni matematiche, tamazemata in greco vuol dire anticipazione, come fanno gli scienziati? Anticipano delle ipotesi, che nell'epoca di Cartesio erano le ipotesi della fisica. Sottopongono la natura a esperimento, e se l'esperimento conferma le ipotesi formulate, anticipate dagli scienziati, res cogitans, allora quelle ipotesi vengono assunte come leggi di natura. Lo ripeto, questo si chiama metodo scientifico, valido tutt'oggi. Gli scienziati insieme costituiscono la res cogitans. Si chiama, in filosofia si chiama io intersoggettivo. Non è il mio io empirico, non è il tuo io empirico.
è il mio io che ragiona esclusivamente con le ipotesi fisiche, in un domani con le ipotesi chimiche, oggi con le ipotesi genetiche. Per cui quando si dice Einstein credeva in Dio, ha lo stesso valore del primo che passa per strada e crede in Dio. Perché lui è Einstein non in quanto crede in Dio, ma è Einstein in quanto adotta le leggi della fisica. Capiscono questo passaggio? Res cogitas vuol dire io ragiono esclusivamente con le leggi matematiche, con le anticipazioni matematiche della fisica all'epoca del Seicento. Ragiono solo con quelle. E in quanto appartengo a questo modo di ragionare, lasciando assolutamente fuori la mia soggettività, sono un fisico. Si capisce? E quel che concludo con i miei esperimenti avrà lo stesso esito che se lo concludessi tu, per il solo fatto che hai adottato le stesse anticipazioni che ho adottato io, e otterremo gli stessi risultati chiunque faccia l'esperimento, ovunque l'esperimento venga fatto, in qualunque tempo, se si seguono le stesse modalità. Questa è la res cogitans. Quindi un io intersoggettivo, l'io che io indosso quando faccio lo scienziato. Mentre come io empirico, come io personale, non conto niente da questo punto di vista. Si capisce? Ripeto, quando Einstein dice io credo in Dio, non significa niente. Credo in Dio in quanto Alberto Einstein, ma non in quanto fisico Einstein. Perché in quanto fisico tu ti attieni alle leggi della fisica, e siccome Dio non lo puoi neppure fisicizzare, la tua è un'affermazione personale, ma non è un'affermazione da scienziato. Siamo d'accordo su questo scenario? Bene, Cartesio inventa la res cogitans e dice del corpo io non so che cosa sono, ne posso anche fare a meno, posso pensare anche di non averlo, ma per poterlo descrivere, lo posso descrivere solo nelle modalità con cui la res cogitas me lo descrive. E quali sono queste modalità? All'epoca sua erano le modalità della fisica, quindi estensione, quantità, misura, calcolo. E scrive questo libro formidabile, L'Uomo, in cui ti fa tutta l'idraulica del sistema nervoso, l'idraulica del sistema sanguigno, che non pubblica, perché poco prima era stato processato Galileo e lui non voleva fare la stessa fine. Il libro verrà pubblicato post mortem, ma c'è un libro di descrizione fisica. Attraverso questa modalità Cartesio inventa la medicina. Che fanno i medici? Guardano il tuo corpo come res extensa, punto, a capo. E perché se tu ti fai operare da un medico, quello esegue lo stesso protocollo di quell'altro, poi saranno più o meno bravi, ma il protocollo è lo stesso, perché funziona la res cogitas, l'aver adottato le stesse anticipazioni, lo stesso modo di considerare la tua corporeità. A questo punto non abbiamo più a che fare col corpo, ma abbiamo a che fare solo con l'organismo, come la sommatoria degli organi da Cartesio in poi. Non più il corpo, ma solo l'organismo. I tedeschi, che hanno una lingua migliore della nostra, perché noi abbiamo una lingua letteraria che ha bisogno di 1000 aggettivi e avverbi per specificare i sostantivi, loro invece che hanno delle preposizioni che sono in grado di significare immediatamente con un solo sostantivo tutte le azioni che vogliono descrivere, parlano del corpo come ce l'abbiamo, come lo viviamo noi nel mondo della vita, il mio corpo, lo chiamano Leib, che è una parola che va in parentela con Leben, che vuol dire vita, anche con Liebe, che vuol dire amore, peraltro la vita sappiamo tutti che si sostiene solo se qualcuno ci ama, senza rompere, nel senso che dice bene Platone che è l'amante che vive la dimensione d'amore, l'amato relativamente. E poi invece il corpo, come è ridotto da Cartesio, come è ridotto dalla medicina, non lo chiamano Leib, ma lo chiamano Körper, oppure Körperding, il corpo ridotto a cosa.
Che differenza c'è allora? Che il mio corpo, io sono al mondo come colui che ha un mondo. L'organismo è al mondo come una cosa del mondo. L'organismo è oggettivabile. Il mio corpo non è oggettivabile. Si capisce? Allora, l'organismo può essere guardato come una cosa, ma il mio corpo, che è nel mondo della vita, non può essere considerato una cosa. Nel momento in cui però il mio corpo viene oggettivato, io divento cosa. E c'è un rifiuto a diventare cosa. Questo rifiuto si chiama pudore, che non è una faccenda di vesti, sottovesti, cose del genere. Questa è la banalizzazione del pudore. Se due stanno facendo l'amore e sopraggiunge un terzo a guardarli, diventano oggetto di uno spettacolo altrui e si vergognano. Vergogna vuol dire essere esposti sulla gogna, essere in vista. Cioè sono oggettivati. E lo spazio e il tempo, che era il luogo dell'espressione della loro soggettività, diventa l'oggetto dello spettacolo altrui. Capisce questa differenza tra corpo e organismo? Tenetemela ben presente, perché altrimenti, una volta che avete ridotto il corpo a organismo, è chiaro che avete bisogno dell'anima per spiegare tutto quello che l'organismo non spiega. E questo è il grande trucco che è stato escogitato nel 600. Medicina e religione vanno a braccetto a questo punto. Tra il corpo è ridotto a estensione. E noi l'anima, ma il corpo del mondo della vita, questo sparisce dallo scenario. Non c'è più. Non c'è più. Cosa dobbiamo dire di Cartesio? Bravissimo, senza di lui non sarebbe nata la medicina moderna. Non sarebbe nata la medicina moderna, saremmo ancora all'epoca della medicina degli umori. Di Ippocrate. E la medicina moderna allora dice il falso. No, la medicina moderna fa un'operazione semplice, riduce il mio corpo a organismo, fa un'operazione riduttiva. Siamo noi dopo che crediamo che il nostro corpo sia organismo, siamo noi che facciamo l'errore. Loro lo sanno benissimo di fare questa operazione. I medici, adesso non lo so perché non studiano più niente i medici. Una volta i medici dovevano fare due esami di filosofia, queste cose le sapevano. Adesso invece, perché la medicina era una scienza umana, adesso è diventata una scienza tecnica, quindi... cosa succede? I medici sanno di operare una riduzione del corpo-organismo. Siamo noi che ci persuadiamo che il corpo non è altro che organismo. No, il corpo del mondo della vita non è organismo. L'organismo è una riduzione della corporeità. Ci siamo fin qua? Se voi andate da una visita agli occhi, il vostro occhio che guarda il medico, e gli date la mano, ricevete la mano, diventa un organo di comunicazione, quello è corpo, quell'occhio lì. Quando il medico vi pianta il suo macchinario nell'occhio, il vostro occhio diventa organismo, diventa cosa. Non più l'occhio che vede, ma l'occhio guardato. Ci siamo fin qua? Quindi Cartesio ha fatto un'operazione formidabile, siamo noi che non dobbiamo però assumere la riduzione del corpo-organismo come verità del corpo. No, è un'operazione scientifica, è un'operazione metodologica che Cartesio ha compiuto. E a questo punto, Cartesio, sapete, a 56 anni è stato invitato dalla regina Cristina di Svezia che voleva fare lezioni di filosofia, mai dare ascolto alle principesse palatine o non palatine. E questa poveretta l'aveva messo in una dipendenza a 4 km dalla reggia. E lui alla mattina, la principessa voleva fare le lezioni alle 4 del mattino. E Cartesio doveva fare 74 km alle 4 del mattino per arrivare alla principessa a fare lezioni di filosofia. Cioè, è riuscito a farlo 5-6 volte, poi morti per polmonite, non se ne è parlato più. Ma la principessa palatina, che non era assolutamente una stupida, perché racconta questo episodio, gli aveva detto: caro professore,
Guardi che io del mio corpo ho informazioni a prescindere dalle sue idee chiare e distinte. Quali sono le idee chiare e distinte? Sono le idee della fisica, della matematica, con cui si guarda il corpo. Oggi diremo della chimica, della biochimica, della genetica, sono idee chiare e distinte. E lui dice, guardi che io ho delle sensazioni, ho delle pulsioni, ho dei tremori, ho degli entusiasmi, io conosco il mio corpo perché lo sento, perché lo sono. E Cartesio, con un po' di aria di sufficienza, dice sì, vedo che nonostante il suo rango, lei pensa come il popolo. E anche il popolo pensa così, di sapere qualcosa del proprio corpo, ma in realtà le idee chiare e distinte di Platone, non so se queste parole vi suonano da quando facevate il liceo, non sono altro che le idee della scienza, delle anticipazioni matematiche con cui si esamina il corpo. Qui finiamo. A questo punto sorge un problema grosso nel Settecento, che ci sono anche i matti, questo sarà il tema della prossima conferenza sulla follia, ci sono anche i matti, come facciamo? Se il corpo è quella estensione, esaminando i corpi dei matti, che si vede che stanno male, che hanno una malattia, ma a esaminare il loro corpo non si vede un bel niente. E allora nasce una scienza di risulta, che sarà poi la psichiatria, ma sapete come si chiama? Morbus sine materia. È una malattia senza riscontro organico. Morbus sine materia. E è una scienza di risulta perché non si sa neanche che nome dargli. Successivamente gli si dà il nome di psichiatria. E ora dell'anima, da 2000 anni a questa parte, si era detto tutto, che c'era e che non c'era, che era mortale e che era immortale, che era infusa di Dio all'atto del concepimento, oppure dopo 3 mesi, come dice Tommaso d'Aquino, si era detto tutto. Nel Settecento si dice persino che l'anima può anche ammalarsi. E nasce una scienza per la cura dell'anima, la psichiatria. Voi capite questo punto dualismo come ha funzionato bene in tutta la storia e persino come ha condizionato le nascite dei saperi psicologici, psichiatrici e successivamente psicoanalitici. Una psichiatria che nasce, come scienza abbastanza approssimativa nel Settecento. E poi, grazie a Chiaruggi, a Esquirol e a Pinel, diventa un sapere anche fisicamente diverso dal sapere giudiziario, perché una volta i matti venivano messi insieme ai delinquenti, no? E Esquirol, Pinel e Chiaruggi stabiliscono che i matti non possono essere messi nelle prigioni insieme ai delinquenti, perché anche se fanno atti delinquenziali che assomigliano, però manca loro, attenzione, guardate come le cose nascono sulla base delle grandi tradizioni, qui interviene la grande tradizione cristiana, come si fa per fare perché un peccato sia peccato? Devi avere la piena avvertenza e il deliberato consenso. Adesso voi non siete andati a catechismo perché siete giovani, ma io che sono andato a catechismo mi ricordo che per fare un peccato ci vuole la piena avvertenza, cioè essere ben consapevole di farlo e deliberato consenso a volerlo fare. Se mancava uno dei due non era peccato. Ecco, la stessa cosa viene utilizzata per i pazzi. I pazzi fanno dei delitti che però non sono accompagnati da piena avvertenza e deliberato consenso, quindi bisogna metterli altrove, dove? In prigioni come prima. Però che si chiamano manicomi, già questa è un'operazione interessante perché si comincia a distinguere il pazzo dal criminale sulla base di volontà e consapevolezza. Io qui mi fermerei e abbiamo visto come è nato il dualismo e come si è sviluppato e come lavora ancora nelle nostre menti. La prossima volta, se avete voglia di venire ancora, discuteremo di follia.
o poi della psicanalisi, e poi alla fine discuteremo di come questo dualismo verrà superato definitivamente in maniera bella, chiara, dalla fenomenologia. E qui dovremo parlare di Jaspers, di Heidegger, di Husserl, di Binswanger, di Strauss, di Minkowski, di Basaglia, di Borgna, tutta questa lunga tradizione che morirà, perché con le neuroscienze torniamo a Cartesio, torniamo a Grisinger, torniamo alle malattie dell'anima, sono malattie del cervello, e torniamo lì, che va benissimo che tornino lì, però le neuroscienze fanno benissimo fare le loro ricerche, però non riusciranno mai a spiegarmi. Potranno dire che alla depressione manca l'emissione sufficiente di serotonina, però non mi riusciranno mai a spiegare perché le mie tematiche depressive non sono le tue tematiche depressive. Ancora una volta è la soggettività che viene messa fuori gioco. Alle neuroscienze della soggettività non interessa niente, per questo si chiamano neuroscienze. E la psicologia, se vuole salvare se stessa, non deve spaventarsi o addirittura andare a braccetto con le neuroscienze. Quando io sento gli psicologi che vanno a braccetto con le neuroscienze, ancora siete tentati dal desiderio di diventare scienziati, ma non avete capito che la soggettività non è oggettivabile e senza oggettivazione non si fa scienza? Bon, finiamo qua. Dove è andato Riccardo? Cosa si fa? Si va a bere qualcosa? Non so se... Sì. Cioè, dovete fare delle domande? Non so come si procede. Decidete voi. Che si fa? Finito, no? Possiamo anche prendere qualche minuto per un po' di chiacchiere. Va bene. E di domande. Va bene. Nel senso che, al di là delle lezioni frontali, mi permetto io di approfittare un po' del professore per qualche domanda, curiosità, chiarimento, anche esulasse un po' dalla serata. Prendiamoci qualche minuto prima di concludere. A voi. Qualcuno... è sempre difficile, perché se io dico così poi le domande sono quelle cose glaciali che bloccano poco, però eccoci. Sì, infatti diventerò paonazzo, lo dico io adesso. A me piace salvarla un po' la psicologia in quanto scienza, nel senso che secondo me ha trovato una soluzione furba e intelligente a quello che era il problema da cui ha cercato di emanciparsi, che era quello posto da Cartesio, ossia come una scienza potesse assumere il suo stesso generatore di pensiero come contenuto. Secondo me la soluzione che ha trovato la psicologia è stata quella di andare ad attingere, inventare delle metafore, che poi sono le metafore del proprio tempo, della propria epoca. Per cui abbiamo la macchina al vapore, abbiamo computer, abbiamo il cane di Pavlov, che è stato lo stesso scritto la metafora. Mi piacerebbe tornare un pochino di più sulle neuroscienze, se questo non comporta un'anticipazione poi dei tempi successivi, perché a mio avviso adesso siamo in un momento particolare, dove, senza naturalmente togliere l'utilità dell'apporto delle neuroscienze, però mi viene da pensare che forse oggi la metafora della mente è il cervello. E questo è particolare, perché avvicina l'organo alla sede dove oggi noi collochiamo il pensiero. Non è sempre stato lì il pensiero, oggi invece è qui. Ecco, io volevo sapere lei cosa pensa di questo, se lo ritiene pericoloso. No, ma no, le neuroscienze fanno benissimo il lavoro loro, che è quello di studiare il cervello. Apro la parentesi, mi pare che il cervello sia corpo, chiudo la parentesi.
Cioè, io, la direzione del mio discorso è smettiamola di pensare anima e corpo e cominciamo a pensare a corpo-mondo. Questo ve l'ho detto, ma ve lo spiegherò bene alla fine. Anche perché tutto il lavoro dell'interiorità, anima e corpo, tutta la psicanalisi è ancora lì, è un residuato cristiano anche quello. Tutto in interiorità, in interiore hominis avviene tutta questa cosa. No, corpo e mondo. Noi siamo al mondo e reagiamo alle cose del mondo. Il mondo mi impegna, io reagisco al mondo che mi impegna, mi sollecita, rispondo al mondo e via di seguito. Le neuroscienze, quando ci dicono studiano il cervello, benissimo, facciano, ma loro non si permettono mica di introdurre la parola anima. Sanno benissimo quello che fanno e di essere appunto dei seri materialisti, benissimo, dei seri materialisti. La psicologia, secondo me, deve difendere se stessa, non cercando di, una volta si è accomunata la filosofia, adesso si accomuna le neuroscienze. No, la psicologia ha un suo sapere specifico che non è scientifico, che si chiama soggettività. Perché non è scientifico? Per la semplice ragione che la soggettività non è oggettivabile. E la psicologia si occupa di questo. E allora va rivendicata questa soggettività al di là dell'oggettivazione che le neuroscienze fanno di noi. Questa è la cosa bella della psicologia. Per esempio, quando uno è ammalato in ospedale e si lamenta della scarsa umanità dei medici, di che cosa si sta lamentando? Del fatto che lui è considerato come un organismo e non come un soggetto di vita. Ecco, allora lo psicologo deve difendere fortemente questa sua roccaforte, che è la difesa strenua della soggettività. È chiaro che la soggettività non ha metodo scientifico, non ce l'ha. Dell'individuale non c'è sapere, lo diceva già Aristotele all'epoca. Però questo è il suo oggetto, è chiaro che... Dopodiché io non voglio che gli psicologi si aggancino spaventosamente alle teorie, per esempio in ambito psicanalitico, alle teorie dei rispettivi fondatori per trovare degli schemi interpretativi, riducendo i pazienti a casi. Tu puoi ridurlo a caso se fai scienza. Ma se non fai scienza non puoi ridurlo a caso. Il caso clinico non esiste, se non nel tuo presupposto scientifico. Adottando la schematica della metapsicologia posso ridurti a caso, ma allora io ti ho fatto semplicemente, ho schematizzato quello che tu sei a partire dalla mia ipotesi anticipata. E questa è scienza. Freud è scienziato, non c'è nessun dubbio. Ma forse proprio per questo Bisvanger gli diceva, guarda che forse non conosci più l'uomo tu, conosci l'uomo natura, non l'uomo cultura, l'uomo che si muove nel mondo con la sua soggettività. Lo stesso Junghiani, quando Jung ha scritto nel 21 i tipi psicologici, i Junghiani sono buttati a bomba su questi tipi psicologici, così almeno c'era uno schema, una cancellata per poter appendere i vari impiccati. No? A parte che nel 1921, oltre ai tipi psicologici di Jung, c'erano le visioni del mondo di Jaspers, i tipi sociologici di Weber, era una mania dell'epoca. Ecco, dopodiché vanno bene anche queste cose qua, però oppure andare a cercare gli archetipi, è la cosa ancora più grave, perché se l'archetipo è questa immagine primordiale, ben più potente di tutte le tue movenze psichiche, a quel punto qui tu hai trovato un DNA, ed è immodificabile, hai trovato un DNA psichico, allora a questo punto cosa ha fatto lo psicoterapeuta? Caro dottor Hillman, a cui voglio molto bene, eravamo anche amici, ma lo siamo, purtroppo è morto, ma ha una qualità di scrittura, vi consiglio di leggerlo, perché è una cura dell'anima per davvero con le sue metafore, però il suo modello archetipico è un disastro. Perché se io ho un archetipo e sono un puer eterno oppure un Senex Saturnino e non posso farci niente, allora cosa stiamo a fare? Capito? Ecco, in questo senso la filosofia, sai cosa serve agli psicologi? A diventare un po' critici rispetto al momento dottrinale. Perché questa sarebbe un'operazione molto importante, essere un po' critici. Non lo fate troppo, perché dopo rischiate nelle vostre società di apparire come eretici e vi trattano male. Io mi ricordo quando ho scritto psichiatria e fenomenologia che la mia analista non voleva più farmi diventare analista, perché se non credi, se credi in quelle cose lì non va mica bene. No, ma c'erano anche quelli che dicevano guai, era proibito nel CIPA leggere Heidegger.
per esempio. Vabbè, ma erano altri tempi. Abbiamo ancora 10 minuti, un'altra una io. La domanda è, ma se come dire, la rescogitanza oggettivizza per lo strumento tecnico per indagare la soggettività, se la mia soggettività è diversa dalla tua, io psicologo, come faccio? Bravo. Bravo, e questa è stata l'operazione di Jaspers di cui parlerò nell'ultima conferenza. Jaspers dice purtroppo noi non abbiamo altra modalità per entrare nella soggettività dell'altro se non attraverso la nostra soggettività. E questa nostra soggettività lui la chiama Ein, Fühlung, Ein, e dentro, Fühlen, sentire, sentire dentro. Quello che noi traduciamo con empatia, empathos. Ecco. Bischwanger dice no, allora a questo punto cosa succede? Che la comprensione della, tant'è che lui dopo inventa la psicologia comprensiva e dice chiaramente io posso spiegare qualsiasi malattia senza aver compreso nessuno, posso dire che cos'è la schizofrenia senza essere in grado di parlare con, e capire uno schizofrenico, dirà Jaspers, no? Ecco, Bischwanger dice no, l'empatia non funziona, troppo poco, poi tutti si inventano empatici, no? Infatti chi vuole fare psicologia pensa di essere uno empatico, no? Adesso poi hanno inventato anche quella palla dei neuroni specchio, lasciamo stare, non so se è proprio necessario. Vabbè, ecco, allora Bischwanger dirà, no, tu devi guardare le modalità con cui uno è al mondo, per esempio... devi studiare come si temporalizza questa persona. Il tempo è fatto in passato, presente e futuro, dice Bischwanger. Quanto spazio dà al passato, quanto al presente e quanto al futuro? Il depresso al futuro concede tanto così oppure niente. Il passato diventa iperbolico. Allora tu guarda quelle figure trascendentali dell'umano e guarda come si modificano nei vari soggetti. E questo è molto più interessante del procedimento empatico. Non lo so, però ne parleremo quando faccio l'ultima seduta, però tenete anche conto che penso che Bischwanger ha scritto delle cose stupende da questo punto di vista, però lui aveva una paura folle dei matti e quindi non, si nascondeva dietro gli alberi del suo Bellevue, della sua clinica, e però lavorava sulle cartelle cliniche, che allora erano fatte bene, non erano una semplice sintomatologia statistica dei dati, no? E a partire da lì lui ricostruiva tutta la configurazione. Un altro che aveva paura dei matti era Kraepelin, altro grande. Va bene, poi. Quindi, un po' sulla scorta del fatto che Umberto ha appena chiamato questi incontri nell'ultima seduta, chiamate sedute, direi che abbiamo fatto il nostro tempo questa sera. Io vi ringrazio, poi facciamo così, dopo ogni incontro, ogni seduta, per carità, daremo uno spazio a degli scambi, a delle battute, dei momenti di confronto, anche così per allargare un po' i temi che vi abbiamo proposto. Intanto vi ringrazio, vi ricordo se non l'avete fatto e a chi questa sera è entrato senza prenotazione, mi raccomando di prenotarvi perché dobbiamo gestire gli accessi. Grazie. E vedete che comunque lo spazio è poco e magari qualcuno invece se si prenota e non può venire lo comunichi che lascia spazio a qualcun altro che potrà accedere, perché noi abbiamo risposto di non venire a molti che magari in qualche sedia ci sarebbero stati. Grazie a tutti e buona serata.